Vediamo cosa accade nel caso di immersione svolta a 40 metri di profondità, risalendo 3 minuti prima del limite della curva di sicurezza. Alla riemersione il ceiling è di circa meno 1,5 metri. Vediamo cosa accade invece nel caso di immersione svolta a 40 metri di profondità fino ai limiti della curva di sicurezza, quando inseriamo una sosta di sicurezza di 3 minuti a 5 metri. Alla riemersione il ceiling è di circa meno 2 metri. Applicare la sosta di sicurezza è quindi migliorativo rispetto a risalire prima di raggiungere il limite di curva. Bisogna sempre fare la sosta di sicurezza nelle immersioni profonde.